secondo me vanno bene. Vediamo. Vediamo se. Sì, okay, sì, sì. Caffè 4. No, come? Niente, li ha ciulati. Allora tutti. Quando è pronto avvisatemi. Dove siamo? Ce l'abbiamo fatta. Troppo. Ma soprattutto caffè lungo. Caffè lungo. Poi com'era il caffè? Una merda. E il primo è una svista. Siamo arrivati, ma finalmente. Wow. Bene, praticamente. Cosa? L'unica stanza ancora non pronta è la nostra. Naturale. Sì. Quindi ci siamo stanziati qui. Adesso diciamo il nome del. Andiamo. Oh, finalmente siamo arrivati in camera dopo solo mezz'ora, però devo dire che la camera è molto bella. I letti bello, tutto in legno, favoloso. Bagno favoloso, pure questo. Che roba. Doccia col vetro e non con il telo. L'abbiamo fatta dopo un'ora. Allora, dopo una faticosissima salita di ben 20 metri. Però è stata faticosissima, sudati come una pecorella imbottita. Forse si riesce a scendere. Che ora è? Aspetta, è una discesa. Che ora è? Sì, sento lo stesso. Che ora è? Sono le 13. No, saranno le due passate. Comunque, no. Però gli sci ce l'abbiamo già su. Aspetta, però. No, non va. Non va. Ciao. Giornata di sci andata. Com'è andata? Benissimo. Sei caduto? No. Noi vai, niente, con maestro abbiamo fatto un po' di piste, niente di che, però la neve è bella perché sta nevicando ancora ed è bella soffice. Appena finita la doccia, come si sta? Sta benissimo. Ci sono ben 20 gradi e 7. In confronto ai 16 di casa direi che qua sta proprio bene. Poi l'acqua era pure bollente, quindi mi sono fatto un bel po' di doccia bollente e sembrava di essere in una sauna. Ora ci si veste e ci si prepara per la cena. Cos'è che abbiamo? La cotoletta. Abbiamo... Ma l'altro hotel ha messo peggio. Perché? Cosa? So cosa hanno gli altri? Hanno la pasta al pomodoro, il tacchino ai ferri e il tiramisù, basta. Quindi... Vabbè, il tiramisù è meglio del budino. Sì, vabbè, noi abbiamo vellutata di verdure e pasta con sugo e salsiccia. Poi abbiamo cotoletta alla milanese, patatine fritte e budino. Per darvi una recensione completa dell'albergo, aspettiamo la cena e poi vediamo se potremo confermare o ribaltare completamente il risultato. Stasera votiamo. Ciao! Siamo tornati... da dove siamo tornati? Che se ne stato, ma abbiamo mangiato. Abbiamo mangiato. Buono. Com'era il cibo, Bob? Buono, però un po' scarso. Come scarso? Ce n'era poco. Ah, ok, di quantità. Concordo, perché avrei mangiato il doppio io.
ci è andato a pasto. Potrete, l'avevo ripreso un'altra puntata. Però devo dire, l'esame è stato superato perché il cibo era buono. La pasta ben cotta, il pomodoro buono, la cotoletta pensavo non si tagliasse, invece affondi il coltello, si taglia anche con un coltello da burro, perfetta. Patatine, tra l'altro non quelle del McDonald's un po' raffazzonate così, ma tra l'altro quelle con la buccia, belle, fritte, buone, morbide. Ci è piaciuto, ci è piaciuto. Cazzarola! Non abbiamo messo forse la... Blackout! Però chi è che non ha messo la chiave qua? Dov'è la chiave? Boh, invece di giocare a spacchi, stavamo registrando. Siamo in rec. Ma dobbiamo rifare il video, va bene. No, no, questo si lascia nel blog per rifare il video. Chi vuole pattinare martedì 24 sera? Andiamo a pattinare? Chi deve pattinare? No, martedì 24 sera, dopo la giornata di sci, prima di cena. Dopo la giornata di sci, prima di cena? Domani. Certo che vado. Per il vlog, no? Va ci bene. Vengo. Va bene. Ce l'abbiamo fatta qua. Ce l'abbiamo fatta. Sono dei pezzi di legno. Sono delle porte. Una persiana. Dei pezzi di legno. Quasi ora di dormire. Abbiamo giocato un attimo a scacchi e le ho vinte tutte. Perché poi lui è scarso. Semplice se è zero. Sì, per me è su lui però. Niente, ci vediamo domani. Questa è la fine del primo giorno. Com'è stato il primo giorno dal vostro punto di vista? Carino. La neve? Nevosa. Buonanotte, a domani. Ciao. Sono le 8 meno 5. Abbiamo fatto colazione. E devo dire che la colazione ha passato il test alla grande. Cioccolata. A me piace sbruandona con un sacco di zucchero, però era buono. Le brioche non ho trovato quella cioccolata, vedete che erano già finite, però marmellata e water erano davvero buone, quindi ora ci prepariamo e si va a sciare. Dove andiamo ora? Prendiamo la Sandoval. Andiamo in Telmo. Già non serve. La Sandoval. Ultimo renta. Prima che risolto. Allora, praticamente la situazione è questa. Ci mettono 20 anni a scendere. Sono troppo bravo. E inoltre la pista non è che sia molto ripida, la vedete. E lui ha caduto la ferma. Fatta apposta, era. Ah, non è caduto nella frasca che doveva servire. Ciao. Nera. Senza nessuno. Bellissimo. Ora andiamo a provare a vedere se c'è la. Se giovia da. No, sì, c'è la se giovia, però sono solo due piste. Vabbè, faremo anche quelle, tanto non ci manca niente. Ma adesso lasciamo tutto bene. Guarda come si avvicina! E alla fine. Siamo nella Sunny Valley. Let's go.
Cioè, andiamo... Ma qua non c'è niente, c'è lo ski lift. Siamo lo ski lift e andiamo. Bello lo ski lift, dai, sì! Perché una mira quella... Va bene, quella black card. Dai! Prende tutta la scia! Dentro! Dentro già! Dentro! Freschino, freschino però. Una bella scia tutta. Eh? Non credo. Possiamo tornare. E si conclude così la seconda giornata di sci. Com'è andata, Bob? Cosa? Com'è andata? Ma no, sono distrutto. Perché? Ma perché non mi si muovono più le gambe. Beh, però è andata bene. Sì, è bello, però mi distrugge con cosa. Perfetto. Allora, noi siamo nel 103. Oh, aperta! No, devi essere veloce. Si era aperta. Dai. La porta è qua. Che velocità. Hai visto? No, sono stanco adesso. Non va. Ce la facciamo? È ovvio che no. Dai. Vabbè, la doccia facciamo domani? Ci ben 3 ore tanto. Ah, va bene, dai. Oh, oh! Let's go. Ce l'abbiamo fatta. Sì. Vedete cosa facciamo adesso? Adesso vai, glielo facciamo più al Bob. Ok. E? Se ci impiegano i 5 secondi mi incazzo. Adesso vuoi vedere che arriva e entra subito. Ma come hai fatto ad entrare? Con la tessera. Sì, ma noi siamo stati lì un sacco di tempo fuori. Vabbè, voi non siete capaci. No, vabbè. Non chi c'è? Sono io, chi vuoi che sia? Ah, prova ad aprire tu. Non si apre. Ah, anche a te allora non si apre. Dai, apri. Chi è questa tessera? Allora, sono le 5:30, quindi direi che è ora di cibarsi qualcosa, perché dopo la lunga giornata faticosa però... sì. Allora abbiamo dato spazio alle dispense che hanno portato i miei compagni di stanza e delle quali mi sono nutrito solo io. Infatti gocciole, cioccolato Milka, Nutella Biscuits, vabbè, le cicche, cioccolato belga. E poi vabbè, questo qua l'ho portato, è l'unica cosa che ho portato io che è finita subito. Ovviamente ho mangiato il cioccolato belga di Bob, che era buonissimo, perché mandava, perché sono un ciccio. Avevo fame. La pattinata alle 9 di sera, vuoi non farla? Sto cadendo, stavo volando male, ma male. Come va? Ma non freno. Riuscire ad arrivare lì in fondo. Ah, beh, dai. Vedete, come se dovessi andare, come dire, capito? È come se dovessi sciare. Certo. Sì, ma sciare quando devi salire la montagna, quindi fare tipo degli sci. Sì, quello che fa il maestro. Va, 360. Guarda qua, basta che non mi cadi addosso. Ma guarda com'è disinvolto nel pattinare, attenzione.
No, no, no! Questo, questo. Direi di no. Vai, ti seguo, ti seguo. Tu pattina, io ti seguo. Zero attrito sotto, eh. Dai, attrici per me. Vai, alzati. No, no, non vale però. No, non vale. Quando filmo lo fai bene. Trick shot. Andiamo. Oh.